Buongiorno, nuovo giorno, nuovo video assurdo. Questa non è una challenge, ma mi è venuta la malsana probabilmente idea di fare questo video oggi. Ed è un video che ho visto fare su YouTube da un paio di ragazzi, no, da una ragazza americana che seguo, e lei si chiama Mar, e mi è piaciuto tantissimo questo esperimento che ha fatto, perché è andata sia da Sephora che da MAC con un trucco fatto in modo terribile per vedere le reazioni delle commesse e di chi le stava intorno, e per vedere soprattutto se avevano il coraggio di dirle che cosa ha sbagliato, oppure se non erano così sfacciati da dirglielo apertamente: guarda che sbagli. Quindi è un po' un esperimento sociale questo video oggi. Ho pensato di andare anch'io da Sephora, ma poi mi sono detta meglio di no, perché di solito lì mi riconoscono, quindi penso che non penso che mi sgamberebbero subito. Quindi ho deciso di andare da MAC. Ci sono due, allora c'è il MAC Store a Trieste e poi c'è un MAC Counter dentro a Coin, e vorrei andare in entrambi i posti. Vediamo un attimino, sperando che non mi riconoscano, ma ovviamente prima di uscire ci sarà la mia amica Giulia, che sto aspettando, che tra un po' verrà a darmi una mano. Lei mi sta sempre, mi aiuta sempre in queste mie idee terribili che ho per i video. Quindi prima di uscire adesso vi posiziono qui sul mio mobiletto dei trucchi, ok, vi posiziono qui, perché adesso appunto ci truccheremo in modo assurdo. Allora no, in realtà non voglio truccarmi in modo troppo assurdo, perché voglio che sembri che davvero non mi so truccare, non voglio fare una cosa esagerata, ok? Quindi ci truccheremo, però sbagliando qualcosina qua e là, in modo che comunque si veda, però non voglio che sia una pagliacciata, tra virgolette. Quindi dobbiamo trovare questa via di mezzo, in modo che appunto sia un trucco fatto male, ma non malissimo, che si veda che l'ho fatto apposta, ecco, questo è il succo. Quindi inizierei. Allora, uno, ovviamente inizio senza primer, perché se non ho un bel effetto porcellana, tanto meglio, ok? Che magari me lo consigliano i primer se si rendono conto che non l'ho messo. Quindi dopo vado direttamente, no, anzi, prima vado con il correttore, e sul contorno occhi stendo un correttore giallo. Di solito bisognerebbe stendere un correttore rosa sulle occhiaie, e oggi stenderemo questo giallo, appunto, proprio perché voglio che sia sbagliato, ma non che sia troppo evidente. Adesso che abbiamo steso il correttore, e che decisamente non copre tantissimo le occhiaie, perché ovviamente dovevo usarne uno rosato, adesso vado a coprire il mio brufoletto e mettiamo un bel po' di prodotto, perché cosa sbagliatissima è andare a metterne decisamente troppo, perché così si vede comunque di brutto che ne hai. Abbiamo cementato per bene, e adesso vado a stendere il fondotinta, che è decisamente troppo scuro per me. Anzi, potremmo fare qualcosa di meglio ancora, e vado a prendere uno che è ancora un pochino più scuro, lo mischiamo a questo. È bello che io ci devo uscire così e presentarmi da MAC, con la speranza che nessuno mi riconosca, ragazzi, perché se mi riconoscono casca tutto l'esperimento, non è tanto fattibile, anche se appunto abbiamo due MAC dove possiamo farla sta cosa. Quindi se mi riconoscono in uno, non mi riconosceranno nell'altro. Cerco anche di sfumare il colore, come farebbe qualcuno che sbaglia fondotinta, ma che vuole comunque cercare di farlo risultare naturale, quindi sfumiamo per bene giù. Potrebbe pure starci, voglio dire, uno che comunque era abbronzato, che non si è reso conto che l'abbronzatura se n'è andata, continua ad usare lo stesso fondotinta che usava in estate, perché no? Perché no? Diciamo che abbiamo raggiunto la nostra base di oggi. Adesso non ci resta che fissare il tutto con una cipria. Per rendere il tutto più cakey, io andrei a fissare il tutto con un fondotinta in polvere, così facciamo uno strato bello spesso di base viso, tipo mascherone. Spero che si riesca a capire qual è il colore della mia faccia in questo momento, perché non so se con queste luci riuscite a rendervi conto che ho la faccia marrone. Ok, adesso abbiamo bisogno di una terra bella scura. Uso la chocolate matte di Too Faced. Stendiamo anche con il pennello sbagliato, così siamo sicuri di avere un risultato che non sia proprio ideale. Oh mio Dio, no vabbè, questo un po' lo dobbiamo sfumare, altrimenti si vede che l'ho fatto apposta. Ok, allora è sfumato, no, ok, così forse si vede, è sfumato, ma decisamente non abbastanza, e decisamente è troppo
e troppo portato verso gli angoli della bocca. Ok, poi cerchiamo di camuffare il fatto che abbiamo sbagliato, oh mio Dio, sono una macchia sul collo terribile, cerchiamo di camuffare il fatto che abbiamo sbagliato fondotinta stendendo troppa terra anche sul collo. Matita, facciamo una linea bella spessa, fatta proprio senza sfumare, e non sto attenta a metterla proprio attaccata alle ciglia. Ok, il fatto di sfumarla mi viene automatico, devo stare attenta. Ok, dai, così ci può stare e non è neanche verso l'alto, cioè va un po' in giù, quindi c'è il peggio del peggio. Poi mettiamo il mascara, questo ahimè non possiamo sbagliarlo perché solo un modo c'è per applicarlo. Non ne voglio mettere troppo perché voglio che comunque si veda la matita e lo sbaglio che abbiamo fatto con la matita. Il mio problema più grosso è dover andare fino al MAC store in queste condizioni, ragazzi. Ok, sotto non lo metto, sulle ciglia sotto. Penso che sia più credibile così se non vado a metterlo sulle ciglia sotto. Poi matita sopracciglia, qui voglio sbagliare assolutamente e voglio esagerare senza renderla sfumata, cioè facciamo un bel sopracciglio importante. Uso la matita di It Cosmetics, che è la Brow Power, che ha un colore universale per tutti, e più la premi praticamente più il colore diventa scuro, quindi sto tentando di premere parecchio. Ok, sempre stando attenta che risulti credibile. Ok, direi che può andare. Questi sono i momenti in cui incontri tutto il mondo e tutti quelli che conosci in giro, no? Allora, questo sopracciglio l'abbiamo allungato per bene, questo no. Speriamo. Ok. Oddio. Allora, beh, dai, spero che sia credibile, ok? Vi prego, ditemi che è credibile. Forse dobbiamo sfumare un attimino per renderlo un pochino più credibile. Non voglio che si capisca che è fatto apposta per vedere le loro reazioni e che si mettano a ridere. Voglio che siano genuinamente dispiaciuti per me perché non so truccarmi. Secondo me è fattibile. Che cosa ci manca? Ci manca il rossetto. Ah no, volevo stendere anche l'illuminante. E applico quello che applico di solito così, perché volevo metterne uno glitterato. Però secondo me se vado con un eyeliner glitterato si vede un po' che ho fatto apposta. Quindi stendo così. Dove lo stenderei di solito? Un po' sotto il sopracciglio. Con l'illuminante andiamo abbastanza giusti, dai, così almeno pensano che almeno questo lo so mettere. Notare tra l'altro che sono lucidissima nonostante io abbia steso un chilo di fondotinta e cipria. Allora, altra cosa che ci manca è il rossetto. Qui voglio andare ad applicare un colore abbastanza chiaro che faccia cozzare per bene la base scurissima che abbiamo. Cerco di uscire un po' dal bordo, ma non troppo. Ok, questo è il look, ragazzi. È sbagliato, ovviamente, abbiamo fatto un sacco di errori. La terra è la cosa peggiore. Vorrei solo esagerare un attimino ancora con il blush. Troviamo un blush che si veda con questa base. Ok, questo mi sembra abbastanza scuro, bello, arancio, quasi rosso. Ok, sfumiamo, perché sbagliamo tutto, sbagliamo i colori, ma sfumiamo. Ok. Ok. Ovviamente niente setting spray, ragazzi, così speriamo che magari fino a quando arriviamo al MAC store un pochino si scioglie. Allora, cosa ne pensi del mio trucco oggi? No, bellissima accoglienza. No, comunque sei comunque sempre meglio di me che... Ma smettila, sì, va. Però, ma, insomma, però conosco e so che sai fare del... Ma secondo te, cioè, si vede che l'ho fatto apposta? Oppure è, no, è abbastanza anche, ma è credibile? Anche troppo, è anche troppo bene, a volte vedi delle maschere in giro. Però, io esagerei di più. Dici? Io sì. Ok. Se allora, vuoi avere delle reazioni... Adesso aggiungiamo un po' più di terra, allora, e una matita un po'... Però guarda che sono... Cioè, sono marrone in faccia e... No?
Ma di se più peggio di quello che pensi. Ah sì? Io esageriamo un po' di più. Ok, okay. Esageriamo un po' di se più. Se vuoi avere delle reazioni. Sì, ok, ok, mi fido, mi fido. Ho esagerato ancora un po' di più con la terra e con la matita. Ho ascoltato Giulia e spero che sia comunque, cioè, non naturale, ma che sembri che non l'ho fatto apposta. Spero. No, okay. Beh, sì, no, no, non è che sembra una caricatura. Ecco, questo non sembra volevo. Una caricatura. Però se mi dici che c'è gente che gira così, a ma questo anche punto... peggio. Ok, peggio. Allora dovrebbe essere credibile. E stiamo andando verso il Mac Store. È da un po' che non vado al Mac Store, quindi onestamente non so quali sono le novità e non so che cosa è uscito, eccetera, quindi mi farò consigliare, vedremo se avranno il coraggio di dirmi qualcosa per darmi una mano oppure se mi lasceranno nella mia beata ignoranza, mi lasceranno andare in giro così. Una visione, c'è da vederti qua. Sì, tranquilla. Niente, è andata non male di più perché appena sono entrata, cioè io non lo so, ti giuro, non mi hanno mai riconosciuto qua, mai. La prima volta che voglio fare un video undercover, abbiamo una VIP e mi ha guardato. Hai visto come mi ha guardato? Sì, sì. Mi ha guardato tipo, oh mio Dio, ma cioè tu sei Nicole, ti vai in giro così. Cioè non ci poteva credere, infatti è rimasta un po' così. E niente, adesso stiamo provando ad andare in un altro Mac counter e vediamo se, sperando che lì non mi riconoscano. Sennò... Però quella è la prima cosa che ti avevo detto, che secondo me ti riconoscono. Sì, ma infatti allora, anch'io avevo questo semidubbio, però visto che ogni volta che entro da Mac mi chiedono, conosci il brand? Ti giuro, allora ho detto, boh, evidentemente, cioè vado tranquilla, e invece tacchete. Che poi poverina sembrava pure simpatica. No, ma infatti era contenta di vederti. Sì, era contenta, però aveva altri clienti, quindi insomma, magari poi ci torniamo giusto per salutarla, però cavolo, è andata male, cavolo. Speriamo che, allora, spero che qui ci sia il Mac counter, ma dovrebbe esserci, vediamo. No, volevo vedere se ci sono novità, perché è un sacco che non vengo da me, quindi capire se c'è qualcosa di nuovo, certo. O se mi consigli qualcosa in particolare. Sì, certo. Allora, novità. Poi ci sono i nuovi. Infatti li avevo notati subito. Questi qua appunto sono... Tesoro. No vabbè, allora a questo punto te lo dico, sai, glielo diciamo, no, sto filmando un video ed è per questo che sono tutta un po' troppo esagerata, perché sì, sto facendo un video per vedere se le commesse e le reazioni degli altri quando mi vedono così, se hanno il coraggio di dirmi guarda che dovresti sfumare un po' di più, ma tu sei stata carinissima, non hai avuto il coraggio. Dico la verità. Dimmi. Con Turing, un po' troppo freddino, un po' troppo gorgnato. Un po' troppo. Ma nota anche la matita, che ce l'ho lasciata là, fatta cattata. Sì, è stato un trauma da tempi. Hai avuto due trauma in uno. Il tondino che non si fa. Infatti, però... Ma cos'hai pensato quando mi hai visto questa maschera? Mi faccio vedere. Allora, prima trauma, perché... Aspetta, questa... Cioè, se mi hai capitato, se mi hai capitato, un attimo. Che coccola! Quindi prima quello. Che coccola! E dopo in effetti il contouring mi è saltato all'occhio. Il contouring? Tantissimo. Ma non io gliel'avevo detto. Lei mi ha detto esagera un po' di più col contouring. Infatti ha proprio effetto maschera. Sì, sì, infatti ti ho visto, ciao! Prima di un po' perplesso. Si è sempre truccata così pesante. Ok ragazzi, sono tornata a casa. Ho ancora questo make up
osceno, ma voglio raccontarvi un pochino com'è andata. Allora, avrete visto più o meno dalle riprese, siamo state nel Mac Store e mi è andata veramente di sfiga, nel senso che la ragazza appena sono entrata, l'avrete sentito credo nel filmato, mi ha detto: "Oh, abbiamo la VIP, sei Nicole!" e mi ha fatto un sorrisone. E poi vabbè, c'erano altri clienti in realtà, quindi aveva parecchio da fare, non poteva fermarsi, però mi ha riconosciuto da subito e è stata molto carina, quindi ho detto ok. Niente, mi ha riconosciuto ma sgamato, logicamente lo sapeva che non mi trucco solitamente così, quindi non penso che mi avrebbe dato dei consigli tanto genuini, perché mi conosce, seguendo il mio canale. Denver! Gatto Denver come al solito partecipa. Quindi non penso che mi avrebbe potuto dare consigli tanto genuini, visto che segue il mio canale e sa che solitamente so truccarmi un po' meglio di così, ecco, diciamo così. E quindi siamo state poi nel... siamo andate quindi poi al Mac Counter, che è un appunto un come si dice, uno stand Mac però all'interno di un centro commerciale, e lì è stato molto interessante, perché appena sono arrivata è arrivata subito la ragazza del responsabile della Mac, e quando mi ha visto mi fa ciao, e poi mi ha guardato bene e mi fa: e ci sono stati, che spero si è capito dal filmato, ci sono stati tipo dei 5 secondi di silenzio da parte sua, perché mi ha vista e chissà che cosa avrà pensato, quindi è rimasta completamente scioccata, mi fa ciao così, e poi non ha avuto il coraggio di dirmi niente. Anche lei è stata molto carina e avrete visto dal filmato che poi mi ha riconosciuto anche lei e abbiamo chiacchierato, ma è venuto fuori che era una mia follower, che è stata ai miei incontri a Padova, quindi cioè è stato bellissimo. Poi alla fine, perché inizialmente non ha avuto il coraggio di dirmi nulla, quando mi ha vista conciata così ha iniziato effettivamente a darmi consigli, quindi mi fa: guarda, io le ho chiesto, ma dimmi quali sono i nuovi arrivi, perché insomma è da un po' che non vengo da Mac, quindi cos'è che è uscito di nuovo, quindi mi ha fatto vedere i nuovi rossetti. È stata molto carina, perché poi mi fa: poi altra cosa che è uscita sono i fondotinta, e mi guarda come dire: forse potrei aiutarti con i fondotinta, però in modo molto, devo dire, educato, quindi è stata bravissima, devo veramente farle i complimenti, perché ha saputo portarmi sul prodotto di cui avevo forse maggiormente bisogno, senza però essere assolutamente maleducata o senza mostrarsi come si dice, altezzosa, perché ovviamente, cioè, una che non sa truccarsi in questo modo puoi sentirti anche più figa, dire: beh, guarda, vieni. Invece no, lei è stata molto carina e molto 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 giusta, devo dire, e mi fa: sì, sono usciti i nuovi fondotinta, sono in stick, e che tra l'altro ho anche comprato, adesso vi farò vedere. E poi mi è piaciuto un sacco, perché mi fa: sì, guarda, le faccio, perché apposta le ho chiesto: ma secondo te quale colore dovrei prendere? E lei mi guarda, e anche lì ci sono stati questi 3 secondi di imbarazzo da parte sua, perché non sapevo come dirmi: guarda, secondo me sbagli la tonalità. E mi fa: guarda, secondo me potrebbe andarti bene un NW15, però tu sei truccata, vuoi che te lo provo, no? E io le faccio: ok, dai. Quindi fa: guarda, ti tolgo proprio un poco poco, infatti si vede che qui mi ha provato il fondotinta, quello della mia tonalità, mentre qua sopra sono praticamente marrone, ok? Quindi è stata anche brava a non rovinarmi troppo, e mi fa: no, non voglio rovinarti il trucco, cioè... È stata veramente, è stato molto carino. In realtà mi dispiace un po' che mi abbia riconosciuto anche lei, però è riuscita comunque molto molto bene, è riuscito molto bene questo esperimento, perché lei poi mi ha confessato che in realtà pensava mi fossi truccata io così, esagerando con il contouring, esagerando un po' con le sopracciglia, la matita, eccetera. Quindi lei poi mi ha detto: cavolo, io, sai, ti seguo, eccetera eccetera, e lì, quando mi ha detto che era stata anche ad uno o due miei incontri in passato, che mi segue dal 2009, quindi è una mia follower da 10 anni, non ho potuto non dirglielo. Quindi poi gliel'ho detto: guarda, in realtà questo è per un video, sto filmando un video, voglio dirtelo chiaramente, volevo vedere la tua reazione, eccetera eccetera. E lei è stata super simpatica, mi fa: no, infatti non mi ricordavo che tu ti truccassi così male, insomma mi sembrava strano che non l'avessi sfumato, eccetera eccetera. E poi mi fa: perché non sapevo come dirtelo. E
è stata carinissima, infatti la saluto. No vabbè, è stato strafigo, però in realtà l'esperimento è riuscito, perché lei inizialmente appunto pensava che io genuinamente mi fossi truccata così oggi. Infatti mi fa, ho pensato forse domenica ti sarei truccata di fretta, non sei stata tanto attenta, e faccio no. E poi ha visto che ho messo proprio un bel cerone, perché ho messo sia il fondotinta liquido che il fondotinta in polvere sopra, e poi mi ha provato il fondotinta eccetera eccetera, e poi da lì ovviamente la mia copertura è saltata quando le ho svelato del video che stavo girando eccetera eccetera. E però alla fine mi ha consigliato il fondotinta, che mi ha consigliato prima che io svelassi che mi sono truccata così per un video e non perché lo faccio davvero, lei mi stava consigliando questo, che è il nuovo Studio Fix LC15 Soft Matte Foundation Stick, e sono i nuovi stick appunto fondotinta di MAC, che onestamente non conoscevo. E poi ho preso anche il pennello 159S, che è un duo fibre però piatto, non ce l'avevo questo, e lei l'ho usato su di me per stendere il fondotinta. Stranissimo, perché tutta la gente che passava mi guardava malissimo. Ovviamente non ho potuto inquadrare i volti eccetera, perché non posso farveli vedere in video, ma ragazzi, quelli che passavano mi guardavano tipo così. Specialmente chi mi vedeva da vicino mi guardava così. E la cosa peggiore è stato quando sono entrata in questo centro commerciale, le ragazze degli altri, perché ovviamente c'erano occhiali da sole, c'era di tutto in questo centro commerciale, le commesse mi guardavano non male ragazzi, malissimo, cioè si guardavano tra di sé e poi mi guardavano e poi bisbigliavano. È stato super imbarazzante ma interessante per questo esperimento, perché alla fine non hanno avuto il coraggio di, ovviamente vabbè me l'aspettavo, di venirmi a dire niente, però sicuramente tra di loro sussurravano, perché in questo momento le luci sono molto forti qui ragazzi, ma il mio trucco è molto peggio di quanto si veda in questo momento, secondo me non ve ne rendete conto bene. E poi stessa cosa, stesso imbarazzo l'ho avuto alla cassa quando sono andata a pagare, perché c'era un'altra ragazza, quindi non la ragazza che mi ha riconosciuto, che sapeva del video eccetera, e in cassa è stato super imbarazzante, perché la tipa mi ha guardato, poi scriveva le cose, stampava lo scontrino eccetera, e poi mentre io controllavo i prodotti dalla borsa mi sono resa conto con la coda dell'occhio che lei ha alzato lo sguardo, mi guardava e fa così. Poi ha riabbassato lo sguardo subito, è stato veramente un momento, ragazzi, peccato non aver potuto filmare quel momento, ma davvero, cioè, esperimento molto interessante quello di oggi, e vi devo dire che tra tutti i video che ho filmato, questo è stato il video in assoluto più imbarazzante per me e più difficile psicologicamente, perché mi sono sentita molto 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 in difficoltà, oltre ad andare lì conciata così, anche a girare in giro conciata così. E tra l'altro, cosa vi dicevo prima, questo, quando sei conciata male incontri il mondo, infatti mi hanno riconosciuto in 500.000, una cosa che non succede mai, e mi sono fatta anche le foto con diverse follower che adesso avranno la foto ricordo con me conciata così. Non ci posso fare niente, però gliel'ho detto, scusate, mi sono conciata così, se vi va bene la foto la faccio comunque, però sono conciata così, ma erano contente comunque, quindi insomma spero lo siano davvero. E niente, questo per oggi è tutto, mia family, vi mando un bacio grandissimo e spero vi piacciono questi video. Comunque se avete richieste scrivetemi tutto nei commenti, perché io lo ripeto sempre, ma ci tengo, io li leggo tutti i commenti, anche se non riesco a rispondere a tutti perché siete onestamente troppi, ma li leggo tutti i vostri commenti, quindi scrivetemi anche su Instagram, mi trovate come chissemakeup01, oppure c'è il link qua sotto, e basta, vi voglio bene, bacio grande, ciao!